appuntamento con Aperi News, sempre on the road, sempre armati del nostro smartphone. E questa volta abbiamo intervistato il presidente catanese di FIPE, Confcommercio, Dario Pistorio, che ci parla di ristorazione proprio nei giorni della giornata, scusate il bisticcio di parole, nazionale appunto della ristorazione. È importante che la giornata della ristorazione venga anche fatta qui a Catania. La mia idea è quella di coinvolgere più ristoranti possibili, anche bar, che oggi si fa la ristorazione. Ne abbiamo già associati circa 120 su Catania, forse siamo l'unica città con più numero di adesioni. È una giornata importante perché viene festeggiata la ristorazione in tutta Italia, la ristorazione italiana, che viene caratterizzata da piatti tipici naturalmente del territorio. Noi come Catania diamo libero sfogo ai nostri imprenditori, ai nostri cuochi, di poter presentare un piatto in occasione di questa giornata che esalti la tipicità del territorio. Ecco, una giornata della ristorazione a livello nazionale, ne parliamo innanzitutto partendo da un discorso appunto nazionale, in un mondo globalizzato, quanto conta e quanto è importante sottolineare un settore come quello appunto della ristorazione, che è un vanto per il nostro paese in un mondo, lo ribadiamo, sempre più globalizzato. È molto importante perché sviluppiamo due cose. Uno, usiamo i prodotti made in Italy. Infatti questa giornata della ristorazione parecchi ristoranti italiani all'estero la stanno sposando. Si parla circa di 1.000-1.500 ristoranti all'estero. La seconda, diamo anche una forza importante da parte naturalmente dei ristoratori anche sul settore turistico, perché ricordiamoci che la prima o la seconda, non ricordo bene, ma mi pare che la seconda motivazione che un turista si sposta in un territorio è anche il cibo, dunque l'enogastronomia. Dunque entriamo in un mercato che è quello turistico, dove il cibo ne fa anche come, diciamo, un biglietto da visita del territorio. Ecco, ma quali sono, in un certo senso, proviamo ad anticipare un po', ammesso che vi siano, i limiti rispetto alla globalizzazione nel mondo della ristorazione? Quant'è difficile oggi fare, se mi consente il termine, ristorazione in Italia? Allora, diciamo che non è facile, ma è anche facile. Diciamo non è facile per un motivo. Primo, perché ci sta mancando, anche se è ben pubblicizzato, anche se oggi è molto enfatizzato nelle televisioni, visto le molte trasmissioni che si occupano di cibo, chef stellati, eccetera, ma ci ritroviamo poi e riscontriamo anche una difficoltà a reperire la manodopera. Perché da un lato è vero che abbiamo tutto questo, ma dall'altro lato ci ritroviamo con dei ragazzi che vorrebbero venire a lavorare, ma pretendono, come se fossero degli chef stellati, ciò che ancora invece non hanno l'idea reale di qual è il nostro lavoro. Dunque la manodopera professionalizzata ci sta mancando. Questo purtroppo è un problema che è diffuso piuttosto che al nord, anche al sud, dove la piccola manodopera non è realmente trovata nel territorio. Ecco, altro tema invece importante, ristorazione uguale anche qualità. In un mondo, torno a ripetere, sempre più globalizzato, dove i cosiddetti all you can eat, per non parlare solo della ristorazione asiatica, invadono tanti esercizi commerciali, la qualità, la tradizione rischia di diradarsi o comunque di diventare quasi solo prodotto, quasi di nicchia? Guardi, noi abbiamo avuto diversi esempi dove intanto si parlava di ristorazione di altissima qualità, perciò stellati, eccetera. Alcuni ristoratori hanno cercato di fare ciò, ma abbiamo un'evidenza di un ristoratore che aveva puntato su un
ristorante addirittura stellato, ma poi alla fine ha rivoluzionato dopo un paio di anni la sua tipologia di ristorazione, facendo una ristorazione, chiamiamola tra virgolette, popolare, e ha avuto al contrario un successo con quest'altro tipo di ristorazione, cioè il ritrovare il cibo povero, il ritrovare il cibo di strada, che è applicato nei piatti naturalmente in maniera oggi moderna, ha riscosso molto successo. Questo secondo me dovrebbe essere l'esempio in cui anche il cibo globalizzato, secondo me, alla fine viene trasformato o viene comunque capito in maniera diversa dal nostro pubblico. Tant'è vero che la cosa più popolare che oggi sta avvenendo anche nella nostra città, comunque nella Sicilia, è la pizza. La pizza, che io chiamo il cibo più popolare italiano, ha avuto una riscoperta. Uno, per una fase anche economica, perché naturalmente andare a mangiare una pizza non si va in un ristorante con una cena, ma soprattutto perché è un ritrovare, è uno stare assieme di una ristorazione facile ma genuina, che viene scoperta sempre dai nostri clienti. E comunque ribadisco, la ristorazione vera e propria, semplice e genuina, secondo me alla fine ripaga. Quindi sostanzialmente, Pistorio, c'è, voglio dire, una strada che si può perseguire, ci può essere una vicinanza tra la qualità e i prezzi abbordabili a tutte le tasche, oppure no? Beh, ecco, devo dire perché, che è vero, la qualità purtroppo, se viene messa in prima visione e con anche dei prodotti, parliamo anche dei vini, che fanno crescere un po' il gap della spesa pro capita a persona, questo un po' va a discapito del nostro cliente che si avvicina al tavolo che chiamiamo della ristorazione. Però questo non avviene solo nella ristorazione, ricordiamoci che purtroppo oggi ci sono dei prodotti che hanno fatto schizzare su il prezzo a causa della crisi, eccetera. Vedi per esempio il caffè, che è la bevanda più semplice in questo momento, sta subendo aumenti giornalieri che purtroppo i baristi alla fine devono purtroppo, ahimè, soccombere per aumentare il costo tazzina caffè, che al nord già questo effetto già c'è stato, ricordiamoci, siamo già quasi a una media di 1,50 euro. Tornando alla ristorazione, l'olio d'oliva, ad esempio, che anche questo è schizzato in aria, una bottiglia di olio d'oliva oggi anche al supermercato, quello più scarso chiamiamolo, già siamo intorno alle 9 euro. Perciò significa che quando lo compravano a 4 euro, a 5 euro, quest'olio oggi è arrivato talmente alto, dove l'olio di qualità già si parla di 13-15 euro al litro. Significa che questo prodotto, tradotto nelle tavole, significa che un po' di aumento ci sarà nel costo pasto di ogni persona che viene in un ristorante. Ultimo tema che invece vogliamo affrontare, ma non di meno importanza rispetto a quelli già trattati, è il rapporto invece, il connubio, ammesso che ci possa essere, ma immaginiamo di sì, tra la comunicazione e la ristorazione. Anche quella comunicazione fatta attraverso queste recensioni, per così dire, che sono insomma un tema assai caldo, che noi ha portato anche ad eventi tragici pure in Italia recentemente. Come vive la ristorazione in relazione alla comunicazione? Beh, diciamo che sono due... All'era di internet. Sono due cose che vanno l'uno con l'altro, cioè la comunicazione nostra, cioè dei ristoratori verso il nostro pubblico, cioè con i social network eccetera, che ci porta a rafforzare diciamo il print della nostra azienda, del nostro esercizio. Al contrario, il cliente che una volta viene a mangiare in un nostro punto, poi fa una recensione che può essere più o meno bella o brutta, che se è antipatico il ristoratore può avere naturalmente, anche se il cibo è buono, una recensione brutta e dunque far decadere quell'esercizio in quel momento. E quindi come si risolve? È
eventualmente c'è qualche idea, c'è, insomma, come si può risolvere? Beh, alcuni dicono che risolvere il problema non è facile. Potrebbe essere che queste recensioni devono essere applicate con un qualcosa riconoscibile sul momento in cui il ristoratore o il ristorante viene, il nostro ospite è dentro il ristorante, perciò classificare l'azienda solamente se è presente dentro la ristorazione. Altri dicono invece, ma fare una recensione cattiva o buona che sia, dovrebbe essere anche il ristoratore a valutare insieme a un ente, chiamiamolo superior, dove naturalmente viene verificata la veridicità di quel momento, di quel piatto che viene classificato o di quel ristorante. Ecco, concludiamo invece il nostro appuntamento con la Aperi News di quest'oggi, sempre on the road qui nella sede appunto di Dario Pistorio, tra parentesi grande brand della ristorazione proprio catanese, e non solo, per invece analizzare proprio nell'ultimo minutino a nostra disposizione quali sono invece le problematiche venendo alla città di Catania in relazione al mondo della ristorazione. Ci sono tante cose da migliorare, spesso se ne parla anche fuori onda, per così dire, per la nostra amatissima città. Io parto sempre da un mea culpa, cioè noi dobbiamo dare molto alla città e la città deve dare qualcosa a noi. Ecco, un appello di FIPE, ecco, come FIPE noi diciamo questo qui, che sicuramente l'amministrazione ci deve essere vicino per una serie di cose. Noi ci ritroviamo con delle regole dentro gli esercizi che è giusto che si applicano, ma poi all'esterno ci ritroviamo con nostri associati, con nostri ristoratori che ci danno degli input dove all'esterno invece si può fare di tutto, mentre noi all'interno abbiamo delle obblighe, delle normative che ci bloccano e che non ci fanno lavorare realmente sereni. Dunque noi chiediamo regole certe, ma certe per tutti.